Se continuiamo così arriveremo oltre i 250 euro, perché con gli adeguamenti ISTIT, i dati che ho riferito sono ISPRA 2020 e abbiamo dimostrato come in altre regioni si paga molto meno. Oppure bisogna avere il coraggio di dire paghiamo molto di più perché non vogliamo impianti nel nostro territorio, ma questo non sarà possibile perché è competenza specifica delle regioni chiudere il ciclo nel proprio territorio. Il problema, spiegano, non è l'adeguamento ISTAT che pesa sulla tariffa dei pugliesi, ma il costo di partenza. Da Fratelli d'Italia tornano a puntare il dito contro la regione, se la prendono con la mancata chiusura del ciclo dei rifiuti e con l'assenza di impianti, chiedendo all'ente di Via Gentile di farsi carico dei 59 milioni di euro in 3 anni sulle spalle dei comuni, ma pure di ammettere il fallimento del secondo piano dei rifiuti, dopo quello firmato Nichi Vendola. Certo, De Caro non è un bel esempio, se è vero come è vero che Bari è una delle città che non raggiunge il 40% di raccolta differenziata, mentre ci sono altri 200 comuni che superano il 65%, quello è il modello da esportare e da imitare. Ai sindaci le coppe dei ricicloni, ai cittadini invece il pacco, contesta il tarantino Renato Perrini, con l'ombra delle ecomafie che trova proprio in questi punti deboli il terreno più fertile, rincara il capogruppo Francesco Ventola. Il tema è un altro, servono gli impianti, li vuole realizzare questa regione? Se li realizza pagheremo meno e vivremo meglio, se non li realizza pagheremo di più, come di fatto sta accadendo da 15 anni a questa parte.